quei rigori con la Spagna, insomma, li ha digeriti, quanto tempo sono avuto? Già, digeriti e stradigeriti ormai, insomma, è storia, ecco. Non c'è neanche quasi più la memoria. A Tutto Sport stiamo preparando un sondaggio fra tutti gli allenatori della Serie A. Quindi sul, io sono fuori. No, no, sul miglior allenatore italiano degli ultimi 50 anni. È stata selezionata una cinquina. Lei poi chiaramente può scegliere anche un altro nome se richiede. I cinque sono Ancelotti, Lippi, Trapattoni, Sacchi e Capello. Ecco, volevamo sapere il suo parere, poi se lo può motivare. Ho diversi conflitti di interesse, quindi date un po' di tempo. Quindi non si esprime? No, perché è una risposta che devo dare per forza adesso? No, però magari, che ne so, io pensavo che Sacchi, che è stato così importante nella sua formazione, potesse essere... Sacchi è stato decisamente importante per tutta una serie di motivi, così come è stato parlare del Capello, che ho avuto per altrettanti anni e che ha dimostrato il sottoscritto anche tanto, non sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo umano. Con Ancelotti ho condiviso anni meravigliosi come compagno di squadra e poi i risultati da tecnico sono lì che parlano da soli, quindi per quello è veramente un grande conflitto per me riuscire, direi volentieri tutti e tre al 33%, senza far torto a nessuno, perché per un motivo o per l'altro mi sento veramente di essere, di dover esprimere un giudizio nei confronti di una persona che, oltre a stimare dal punto di vista tecnico, voglio anche tanto bene, quindi è veramente difficile. Grazie. Mister, come sta Don Sa? Don Sa, perché abbiamo un giocatore che si chiama Don Sa. Boh, adesso glielo chiedo. No, sta bene, non ha particolari problemi. Come un ragazzo di Don Sa, un 96. Ragazzi, 19 anni, se non sta bene, vuol dire che sbaglia qualcosa. La visto in progresso quelle due settimane? La visto in progresso? Se non no, ha... ma non ha mai calato rispetto a quello che è stata la sua performance, anche fino a 15 giorni fa non ha giocato da titolare, ma questo non ha spostato nulla, insomma, a livello di equilibrio. Allora ragazzi, chiudiamo perché c'è l'allenamento, facciamo Monari, Fogacci e Francia, poi Fischio. No, se vuoi saltiamo. Fogacci. Sì. Scusate. No, anche perché faccio fatica a raccontarvi il problema. Fogacci e Francia. Prego. Sempre a proposito di sondaggi, la squadra che tu vedi la più importante che può vincere il campionato adesso? E poi la squadra anche che ti ha stupito di più? Qui ho finito. Ma mi fate delle domande veramente che mi pongono dei ragionamenti veloci e non sono così. No, beh, ma è chiaro che adesso l'Inter, che è prima in classifica, sta dimostrando di essere veramente una squadra solida. Tutti quanti sento dire che non esprime un gran calcio, figuriamoci quando riuscirà a esprimere anche un gran calcio, no? La Juventus fino a poche settimane fa era considerata fuori dai giochi, adesso è una squadra che è lì e sarà lì fino all'ultimo. Il Napoli sta facendo benissimo, c'è qualcun altro che sta soffrendo un po', come la Roma, come il Milan o la Lazio, che magari l'anno scorso hanno fatto un campionato, la Fiorentina lì anche lei, insomma è veramente aperto ancora tutto e credo che questo sia un incentivo importante per ognuna di queste squadre, dovesse avere la coscienza di doversela lottare fino in fondo. È chiaro che c'è qualche squadra che è attrezzata di più, l'Inter, il fatto che non giochi le competizioni europee ti dà veramente dei margini ancora superiori, perché comunque gestisci tutte le settimane in un determinato modo, mentre gli altri devono comunque convivere con più competizioni. È una bella lotta aperta. Adesso, se dovessi fare due nomi, vedo chiaramente l'Inter e poi tra Juve e Napoli, insomma, le dirette concorrenti. E la squadra sorpresa? Già, Empoli, credo che sia una squadra assolutamente che sta sorprendendo tutti, quindi
questo ci deve far pensare le antenne. Volevo chiedere una cosa, mister, ma se può dircelo, lei cosa pensa del calcio di Giampaolo, che è un calcio particolare, molto, molto coraggioso, molto formativo, forse anche per una squadra, perché insegna molto, c'è molta organizzazione, però quando allena una squadra piccola poi è anche rischioso quel tipo di gioco lì, perché sappiamo bene che adesso ha fatto gli ottimi risultati, quindi non si può che dire bravo, questo Pacifico, però insomma bravo poi diventa anche colui che riesce a dare grande continuità, no? La squadra come l'Empoli, che oggi ha 24 punti in classifica, dimostra di avere, e per come li ha poi ottenuti, di essere una squadra ad oggi completa. Completa perché sia in casa che fuori casa ha fatto un cammino più che egregio, quindi questo dà dei punti, o meglio degli spunti anche al sottoscritto, perché c'è sempre da imparare qualcosa. Grazie.